Massimo D'Alema, ex presidente del Consiglio e cofondatore insieme a Bersani, Speranza, Rossi di MDP Articolo 1, dopo Reggio Calabria è sbarcato a Palmi nell'aula consiliare. Accompagnato da Santo Gioffrè, ex sindaco di Seminara e storico esponente della sinistra palmese, dal consigliere regionale Gianni Nucera, dal sindacalista della CGIL Nino Costantino e dagli esponenti locali del partito Alex Tripodi e Antonio Barillari, il leader del nascente partito di sinistra era in grande spolvero, in particolare nel lanciare frecciate e bordate contro il suo ex segretario Matteo Renzi. Dopo aver cacciato noi il nostro sindaco, l'abbiamo consegnata a 5 Stelle, a perdere Torino, a perdere Genova e altre 100 città, capoluoghi, città, prima che noi nascessimo. Quindi fare un partito per creare dei problemi a Renzi sarebbe uno spreco di energie, perché voglio dire, basta lasciarlo fare, si ricrea da solo. Purtroppo ha trascinato in questa sequela di sconfitte il centro-sinistra italiano. E da dove nascono queste sconfitte? Nascono, a mio giudizio, innanzitutto dalla rottura tra il Partito Democratico e una parte vasta, profonda del popolo della sinistra, che non si è sentito più rappresentato, che non si è sentito più difeso. Sarcastico e pungente come al solito, l'ex presidente del Consiglio ha elencato le tematiche di sinistra che il Partito Democratico ha perso per strada e il motivo di un partito di sinistra nuovo ed efficace che li sappia rappresentare. Per cui noi siamo in un paese in cui se un artigiano non paga un debito di 20.000 euro, intanto deve portare come garanzia la casa, gliela portano via. Se invece un grande imprenditore, non faccio nomi, diciamo, perché il PD ha impedito che fossero pubblicati i nomi, se un grande imprenditore si fa dare 850 milioni di euro da una banca e poi non li restituisce, non solo non gli portano via niente, ma interviene lo Stato a ricapitalizzare la banca con il denaro dei cittadini. Il presidente della Fondazione Italiani Europei ha delineato l'anima del nuovo movimento, vuole riportare, afferma D'Alema in una affollata sala consiliare, serietà al popolo dei delusi della sinistra. Non poteva assistere alla fine di una storia, al crollo della sinistra, senza reagire, dice il presidente, per poi continuare e procedere in un processo politico attualmente in corso e che non finirà con Articolo 1, sottolinea D'Alema. Qual è l'obiettivo che ci proponiamo? È quello di mettere in campo una grande forza politica della sinistra, di cui secondo me il paese, il Mezzogiorno, la Calabria hanno bisogno. Una, non una pluralità di partitini, e neppure un cartello elettorale di forze politiche, ma una grande forza aperta a tutti quanti quelli che condivideranno l'ispirazione. Ecco cosa vuol fare MDP, restituire a tantissime persone la voglia di fare politica, riprendere per mano il nostro popolo in sofferenza. In concreto, per D'Alema, la nuova forza di sinistra deve riproporre, rimettere al centro i diritti della libertà, di uguaglianza, appianare le disuguaglianze sociali del paese, valori che il partito personale di Renzi ha fagocitato creando un vuoto per migliaia di persone. Le sconfitte del centrosinistra a Roma, Torino e Genova sono state causate dal fatto che i nostri elettori sono voluti rimanere a casa. Noi oggi vogliamo dare rappresentanza al popolo del centro-sinistra, sottolinea D'Alema, che vuol cambiare il paese e che soffre il peso delle ingiustizie sociali e di esclusione che continuano. Il presidente di Italiani Europei si è poi concesso sulla campagna elettorale che si sta svolgendo in Sicilia. È stato chiesto a Claudio Fava di essere candidato, dal momento in cui il
Partito Democratico aveva eliminato il centro-sinistra facendo un accordo con un movimento che è nato e si chiamava Nuovo Centrodestra.